Sì, grazie Presidente. Intanto come gruppo Lega noi ci riconosciamo nelle sue parole per ricordare ovviamente parole di cordoglio nei confronti delle famiglie e il ricordo che ha fatto. Ci uniamo anche noi, ci stringiamo anche noi attorno alle famiglie che hanno perso figli, che hanno perso dei ragazzi giovani. Ci uniamo anche e ci stringiamo anche a tutte quelle famiglie che hanno ovviamente tanti ragazzi che sono feriti. È stato ben detto, sì, questo è il momento di stringersi intorno alle famiglie, il momento del cordoglio, il momento di ricordare una tragedia, cercando in futuro e facendo di tutto perché non ne possano capitare e non ne capitino più, però non dimentichiamoci che è anche il momento in cui la politica si interroghi. Tutti noi ci dobbiamo interrogare, è stato ben detto da diversi colleghi, senza fare strumentalizzazione di carattere politico da nessuna parte. Non si può solo pensare che la politica si debba interrogare per le misure di sicurezza da prendere oppure per i controlli che bisogna fare. Questo è assolutamente vero. Le leggi ci sono già, ci sono e sono ben chiare. Interroghiamoci piuttosto tutti quanti sulla società e il mondo che tutti abbiamo costruito fino ad oggi. Perché questo è il problema vero, perché se da una parte abbiamo l'avidità di alcuni personaggi, di alcuni che si chiamano, vogliono chiamarsi imprenditori, che pur di guadagnare di più mettono a rischio la sicurezza dei nostri cittadini, dei nostri giovani, allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. La stessa cosa vale anche se pensiamo all'idiozia che purtroppo si sta diramando tra molti giovani. Io non so se voi avete visto, al di là di quelle che sono le responsabilità, adesso la magistratura sta facendo le sue indagini, quindi è presto per trarre conclusioni, però se è vero che a questi concerti era una moda spruzzare lo spray urticante, che non è molto lontano, cioè una moda quella di scatenare il panico, che non è molto lontano da quello che fa il selfie estremo e che poi dopo rischia di morire, che non è molto lontano dall'autosoffocarsi per sfida, perché esiste anche questo nei giovani, che non è molto lontano da alcol e droga, che oggi purtroppo è inutile che ci nascondiamo, la fanno da padroni. Beh, allora, se questa è la società moderna, forse interroghiamoci un po'. A me vengono in mente, e lo dico, ed è forse questo il lavoro che dovremmo fare tutti quanti nelle varie commissioni, lo diceva Oriana Fallaci, se questa è la civiltà, se questo è il progresso, se questo è il mondo nuovo che il progresso ci prepara, dico, ridatemi il vecchio mondo, il barbaro mondo delle caverne, ridateci l'età della pietra. Grazie.